chiudere l'acqua. Seguir! E secondo te questa macchina l'abbiamo lavata bene? Secondo me questa macchina l'ho lavata io. Ma lo sai che il commenda ci si deve specchiare? E beh... Lo immaginavo. Il tubo di scappamento è sporco. E se va a guardare proprio nel pertuso del buco dello scappamento? Si guarda nel tubo, nei pneumatici e anche negli ingranaggi. E perché non si specchia in uno specchio? Ci sono tanti specchi qui dentro. Ma è un modo di dire, insomma, l'auto non è pulita. Se non ti piace come è lavata, allora te la lavi tu. Impossibile. E perché? Non posso abbassarmi. Perché ci hai lasciati? No, ma sono il cameriere personale del commenda. Però per abbassarti e guardare nel buco pertuso del tubo dello scappamento ti sei abbassato. Questo rientra nelle mie funzioni. No, qui se c'è uno che funziona sono io. Io sono quello che cucina, quello che cuce, quello che lava i pavimenti e passa la cera. Quello che rigoverna la cucina sono io. E forza, sei il factotum. Ritira quello che hai detto. Imbecille, ho detto factotum, dal greco antico fac filibus, che poi significa tutto fare. Seguimi, ec obedition. Pompa, pulisci la macchina e falle anche lo shampoo. Sì, è la permanente. Ciccio! Franco! Chi è? Oh! Ma che fai, disgraziato? Chiudi! Cosa c'è, Gina? È ora di portare la colazione al commenda. Hai udito? Ma io devo lavare la macchina. Allora hai dimenticato che sei il factotum? Ma... Pane, marmellata, burro, latte, caffè, c'è tutto. Puoi andare. La spazzatura, Franco. Non hai sentito lo spazzino? E allora portala tu la colazione al commenda. Impossibile. Io sono la cameriera personale della signora. Prima la colazione. Il commenda non può aspettare. E nemmeno lo spazzino, perché se ne va. Prima il secchio. Prima la colazione. Il secchio. Il vassoio. Il secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. Secchio. Vassoio. 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 Secchio. Vassoio. 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 Non potete capire che cos'è un commenda! Perciò gli mancate di rispetto! Lo trascurate! Non vi occupate abbastanza di lui! Ma signora... Silenzio! E vi siete anche dimenticati che oggi è il 6 gennaio! Sapete che cos'è il 6 gennaio? La Befana! Ma che Befana? Oggi 6 gennaio è il compleanno del commenda! E nessuno di voi gli ha fatto gli auguri! Auguri! Oh. Ecco fatto. Però il commenda tutti questi anni se li porta bene. Sapete quante gliene darei io? No, e non ci interessa saperlo. Per noi agli anni che dice la signora. Dai, svelto che stanno suonando. A me la torta. Ti ricordo che sono il cameriere personale del festeggiato. Poi vengo io, no? La cameriera personale della padrona. C'è più nessuno. Attenti!
Avanti in marcia. Tanti auguri a lei, tanti auguri al commenda, tanti auguri al commenda, tanti auguri.